Salve a tutti, in questa lezione vi parlerò del capitalismo moderno. In un'altra lezione invece vi parlerò dell'origine del capitalismo stesso. Adesso vi leggerò alcuni passi molto ma molto importanti proprio per spiegare al meglio cosa si intende appunto per capitalismo, cioè il capitalismo di cui noi tutti siamo vittime. Adesso appunto vi leggerò alcuni passi molto ma molto importanti sui quali vale la pena soffermarsi. Allora, come si configura in concreto il modo di produzione capitalistico e in che cosa si distingue dalle forme di produzione e di esistenza che l'hanno preceduto? Studiando la modernità tramite la categoria interpretativa del modo di produzione, Marx ritiene di poter individuare i tratti essenziali del capitalismo nella mercificazione universale e nel movimento illimitato di valorizzazione del valore. In particolare, come spiega in Miseria della filosofia, il moderno modo di produzione capitalistico ebbe origine quando tutto divenne commercio, configurandosi in questa maniera come l'epoca in cui ogni realtà morale o fisica divenuta valore venale viene portata al mercato per essere apprezzata al suo giusto valore. Per la prima volta nella storia, nel mondo moderno, la produzione non è più orientata alla soddisfazione di bisogni, ma diventa un'attività fine a se stessa. Nella misura in cui non si produce più come ancora avveniva nel mondo antico o in quello feudale, per la conservazione della società nel suo complesso, ma per accrescere sempre più il capitale in un movimento autoreferenziale e potenzialmente senza limiti. E l'esigenza di questa valorizzazione del valore comporta di conseguenza una produttività sempre più massiccia e più intensa. Se la forma dominante nei modi di produzione precedenti, spiega Marx nel Capitale, è esprimibile nella formula MDM, cioè merce, denaro, merce, che si riferisce alla trasformazione della merce in denaro con il quale si acquista nuova merce, dato il presupposto che nelle realtà precapitalistiche la circolazione semplice delle merci, la vendita per la compera, serve di mezzo per un fine ultimo che sta fuori dalla sfera della circolazione, cioè per l'appropriazione di valori d'uso, per la soddisfazione di bisogni. Nel modo di produzione capitalistico predomina invece la forma esprimibile con la formula DMD1, dove D1 è maggiore rispetto a D. Concretamente subentra un cambio di paradigma per cui lo scopo della produzione cessa di essere il consumo e la conseguente soddisfazione di un bisogno e diventa la valorizzazione del valore, ossia il guadagno, che è notoriamente un bisogno inesauribile. Cioè, scrive Marx, la circolazione del denaro come capitale è fine a se stessa, poiché la valorizzazione del valore esiste soltanto entro tale movimento sempre rinnovato. Quindi il movimento del capitale è senza misura. Oh, come avete potuto ascoltare, questo primo passo riguardo il capitalismo è molto ma molto importante. Vediamo che in queste circostanze il grande Marx ci spiega proprio che cosa si intende per capitalismo rispetto all'economia precapitalistica. Riguardo cioè fai riferimento ai feudali e alla schiavitù antica.
o la servitù, diciamo, della gripe. Vediamo che con il capitalismo si ha la valorizzazione del valore, cioè nel senso che rispetto diciamo, ai periodi precapitalistici, questi ultimi si basavano solamente sul fabbisogno di ciascuno. Ma riferendomi a ciò, vediamo che si riferisce solo ed esclusivamente per il sostentamento riguardo ad esempio i feudali, riguardo proprio al loro stesso sostentamento, cioè dei proprietari, cioè coloro i quali avevano i mezzi di produzione, cioè i padroni stessi, e la loro stessa famiglia, riducendo in schiavitù le persone. Cioè praticamente all'epoca, l'epoca ad esempio come in questo caso feudale, loro, cioè praticamente i nobili stessi, disponevano, usufruivano della povera gente, cioè rendendoli degli schiavi al loro servizio, in pratica. Diciamo, così funzionava all'epoca l'economia precapitalistica, anche se, come successivamente in un'altra lezione, riguardo proprio l'origine del capitalismo stesso, vedremo che esso stesso si è originato proprio con il capitalismo agrario, cioè proprio per mezzo dei feudali, che con la forza, con la violenza, usurpavano le terre ai poveri contadini, quindi rendendoli schiavi al loro servizio. Ecco, questa è una brutta, brutta realtà, diciamo, delle prime forme, dell'origine stessa proprio del capitalismo. Diciamo che erano veramente una massa di delinquenti, cioè praticamente. Vediamo che a differenza diciamo, di quest'epoca dove c'era la schiavitù, no? Sia nel mondo antico che feudale, vediamo che adesso con il capitalismo vediamo che appunto si è avuto origine con il commercio, cioè con lo scambio delle merci. E loro obiettivo qual è? L'obiettivo, diciamo, del capitalismo stesso è quello di ottenere un guadagno illimitato, cioè con la valorizzazione del valore. Quindi, di per sé, questo è il concetto proprio, di, capitalismo. E vediamo che Marx, giustamente, vediamo che la formula, precapitalistica era M di M, cioè merce, denaro, merce, cioè vendere la merce stessa, no? Tramutarla in denaro, dopodiché comprare la merce per il fabbisogno di ciascuno. Quindi di per sé, adottando questa formula, non è una formula concepita per il capitalismo, in quanto il guadagno stesso era circoscritto, cioè di per sé limitato, o non si aveva ancora un guadagno illimitato, come accade adesso con il capitalismo. Mentre la formula del capitalismo è il contrario, cioè DMD1, dove D1 è maggiore di M, cioè merce, cioè denaro, comprare merce per poi rivendere la merce per acquisire denaro, quindi acquisire sempre più ricchezze in maniera illimitata. Oh. Cioè in pratica questo sta a significare, diciamo, il significato stesso di entrambe le forme. Oh, quindi vi ho spiegato proprio in maniera sintetica il
significato stesso proprio di capitalismo rispetto all'economia pre-capitalistica. Oh, questo è un dettaglio molto, ma molto importante che andava specificato. Oh. Adesso vi leggo un altro pezzo molto, ma molto importante. Il capitalismo è la prima società umana in cui l'economia non è incorporata nel più ampio tessuto della società, ma ambisce a un'autonomia assoluta. Se nei modi di produzione precedenti si vendeva per comprare, come dissi prima, in quello capitalistico, spiega Marx, si compra per vendere, il che rende necessaria una produzione sempre più intensa, che la schiavitù e la servitù della gleba, nella loro forma classica, non sono certo in grado di garantire. In questo senso, la schiavitù e la servitù della gleba rappresentano il tipico esempio di come i rapporti di produzione diventano catene per le forze produttive, imponendo la transizione a un nuovo modo di produzione. È a questo punto che nasce, secondo Marx, l'esigenza di un raffronto tra le figure dello schiavo antico e del servo, da una parte, e del moderno salariato, dall'altra. Le prime due forme di lavoro, forzato diretto, non rendono possibile una produzione allargata, finalizzata all'accrescimento illimitato della ricchezza, soprattutto per il fatto che il servo, soprattutto lo schiavo, non hanno alcun interesse ad essere produttivi, in quanto ricevono il loro sostentamento a prescindere dal lavoro svolto. Il lavoro del libero operaio moderno è invece assai più produttivo, perché da esso dipende l'esistenza dell'operaio stesso, che proprio perché non è stato acquistato dal suo padrone, può in qualsiasi momento essere lasciato a casa. Se perde quel lavoro, perde se stesso. Non appartenendo a un padrone, si viene costretto a cercarsene uno che gli fornisca i mezzi per lavorare e per vivere, non potendoseli procurare da solo. Se l'antico schiavo non ha interesse a essere produttivo nel lavoro che è costretto a svolgere e che compie esclusivamente per evitare una dose di frustate, il lavoratore libero è costretto a essere produttivo per non venire abbandonato in balia della fame del suo padrone. Proprio perché non è stato acquistato una volta per tutte, può essere lasciato a casa non appena il suo lavoro non risulti sufficientemente produttivo. Niente di ciò poteva accadere invece con lo schiavo antico, per l'acquisto del quale il padrone aveva investito dei soldi. Licenziare lo schiavo avrebbe voluto dire perdere i soldi spesi per acquistarlo. Il primo ha dunque tutto l'interesse a lavorare e a essere produttivo, per poter avere di che vivere. Il secondo, avendo l'esistenza garantita, mira invece a lavorare il meno possibile. Oh, vediamo che questo è un altro pezzo molto, ma molto, importante. Vediamo che nel primo passaggio, non occorre, ripeterlo perché, l'ho già detto poc'anzi, quindi inutile ripetere, sempre le stesse cose. Mentre dice un particolare molto, ma molto importante, la differenza dello schiavo antico con il libero operaio. Vediamo che secondo quanto sta scritto, cioè secondo Marx, lo schiavo o il servo della gleba, diciamo, riferendoci a queste due categorie, vediamo che non è conforme con il capitalismo moderno, in quanto queste due figure non potevano garantire la produzione, cioè la ricchezza illimitata, in quanto all'epoca, come vi dissi, la ricchezza era circoscritta. Quindi per fare l'interesse del padrone stesso, quindi per il suo stesso sostentamento. Quindi costoro lavoravano al servizio del proprio padrone. Quindi non era, secondo Marx, loro intenzione lavorare più di tanto per accrescere la produttività stessa, ma bensì lavoravano solo onde evitare, come scritto, delle frustate. Mentre il lavoratore libero, cioè salariato, essendo indipendente, libero di per sé,
per far sì che sia autonomo, quindi economicamente, e per far sì che diciamo sia da sostentamento per se stesso, doveva fare in modo che fosse il più produttivo possibile. Quindi la nostra stessa sopravvivenza dipende solo e esclusivamente da noi stessi, cioè dalle nostre capacità nell'essere più produttivi possibili per il soddisfacimento diciamo del capitalista stesso. Quindi praticamente più siamo produttivi e più lavoriamo meglio, più abbiamo probabilità di sopravvivere, quindi di essere per così dire assorti, ben accetti dal capitalista stesso, in quanto il capitalista, avendo dei mezzi di produzione, per forza di cose, siamo costretti per così dire a sottometterci ad esso, per far sì che con le nostre capacità possiamo far sì che lavoriamo, quindi possiamo sostenerci in base alle nostre capacità, al nostro modo di produrre. Mentre, secondo quanto sostiene Marx, riguardo gli schiavi, appunto, non avevano, come dissi prima, alcun interesse nella produzione, produrre di più. Perché loro stessi, essendo stati comprati, no, dei rispettivi proprietari, quindi secondo il ragionamento di Marx, da ciò, come dire, lavoravano il meno possibile, ma lavoravano quanto bastava per evitare una dose di frustate. Vediamo che, però vorrei fare una riflessione in merito a questo. Cioè, ovviamente con il libero operaio, ovviamente essendo degli esseri liberi, cioè non è che siamo come rispetto al passato, no? Riferimento allo schiavo, comprati diciamo dai nostri padroni, quindi per forza di cose la nostra sopravvivenza è garantita, indipendentemente dalla produttività. Vediamo che dobbiamo per forza di cose essere autonomi, cioè essere degli operai specializzati, diciamo delle persone praticamente che sappiano fare un determinato mestiere. Questo diciamo ci siamo. Però il dire che comunque sia, perché gli schiavi erano comprati, quindi avevano comunque sia una vita diciamo scontata, perché questi operai erano comprati, quindi non potevano i proprietari stessi diciamo licenziare per così dire i loro schiavi, perché altrimenti perderebbero diciamo dei soldi dell'acquisto stesso. Allora questi stessi diciamo producevano poco rispetto al lavoratore libero. Tutto questo diciamo non è affatto vero, in quanto proprio perché questi schiavi venivano venduti, quindi comprati dai loro rispettivi padroni, anzi proprio perché per via delle frustate. Cioè, non è vero che lavorassero di meno giusto quando bastava, diciamo, per evitare questa dose di frustate, ma proprio perché c'erano queste, per il timore delle frustate, ed essendo loro stessi degli schiavi, non è detto che lavorassero meno del lavoratore libero salariato. Quindi, ho voluto specificare questo particolare molto importante. Cioè, almeno il lavoratore salariato libero con le sue capacità, tuttavia, se anche
diciamo, libero, diciamo, in apparenza, in quanto comunque schiavo del capitalista, almeno diciamo, la situazione attuale dell'operaio salariato libero certamente è migliore di quello dello schiavo. Nonostante, voglio dire, che Marx abbia ragione che in determinati contesti il capitalismo stesso sfrutti il lavoratore libero, salariato, non c'è ombra di dubbio. Però voglio dire, rispetto alla schiavitù, non è vero che lavora di più rispetto allo schiavo antico. Diciamo, tutto questo, secondo il mio punto di vista, è sbagliato. Anzi, all'epoca venivano anzi sfruttati molto di più rispetto al capitalismo odierno in determinati contesti, perché alla fine questi individui, essendo già di per sé degli schiavi, appunto, cioè, venivano dati solo per il sostentamento, veniva dato loro solo il sostentamento alimentare, diciamo, per mangiare e per dormire praticamente. Non è che avessero di per sé un guadagno proprio rispetto al libero operaio salariato. Diciamo, questo è un particolare che andava molto, ma molto, diciamo, era giusto specificarlo, perché io personalmente non concordo in pieno con quanto ho letto poc'anzi, e credo che anche voi siate d'accordo con me. Allora, solo il libero lavoro salariato moderno è pienamente funzionale all'esigenza di valorizzazione del modo di produzione capitalistico. Marx stesso ha tematizzato il limite posto dal rapporto schiavistico, da quello servito a ogni ulteriore sviluppo della società, sostenendo che un libero e pieno sviluppo sia nell'individuo sia nella società qui è inconcepibile, già che un tale sviluppo è in contraddizione col rapporto originario. Entro certi limiti, i modi di produzione antico e feudale erano strutturati in maniera tale da produrre quel tanto che bastava alla soddisfazione dei bisogni vitali degli individui in un'ottica che tutta era fuorché capitalistica, come vi dissi prima. Come scrive Marx in quella sezione del Grand Risse intitolata Forme che precedono la produzione capitalistica, a proposito del lavoro nella società precapitalistica, lo scopo di questo lavoro non è la creazione di valore, il suo scopo è invece il mantenimento del singolo proprietario e della sua famiglia, come dissi prima. Proprio perché è funzionale a una produzione limitata alla sussistenza del proprietario, come dissi prima, nella prospettiva marxiana la schiavitù antica si inabissa per le contraddizioni che essa stessa aveva generato, trapassando in nuove forme di società in cui la produzione era più efficace ai fini dello scambio e dell'arricchimento. Qualcosa del genere sarebbe poi accaduto alla servitù del modo di produzione feudale. Per rispondere alla nuova esigenza di una valorizzazione del valore, era indispensabile quindi che il lavoratore diventasse libero e dunque costretto a essere il più produttivo possibile. Oh, vediamo che, vabbè, in linea generale, come avete potuto sentire, è scritto, diciamo, le stesse cose che vi ho detto poc'anzi. Però vi voglio specificare due cose essenziali, che Marx ammette comunque sia che tuttavia nel bene e nel male, con l'avvento del capitalismo, è innegabile il fatto che ci sia stato un progresso da parte degli individui, perché di per sé il lavoro il libero lavoro dell'operaio salariato, tuttavia lo ha reso un lavoratore migliore, proprio per via del fatto che dovesse diciamo, far sì che si ottenesse una maggiore produttività verso una ricchezza illimitata per i capitalisti stessi. Questo è molto importante. Quindi, nel bene e nel male, comunque sia, il capitalismo ha portato al progresso della società stessa.
da un certo punto di vista. Poi, ovviamente, come Marx stesso afferma, ha portato anche a cose negative, quindi rendendo tuttavia l'uomo, l'operaio stesso, uno schiavo del capitalismo stesso. Quindi anche questo è vero, però ha portato anche inevitabilmente al progresso stesso della società. Oh, questo diciamo, è un particolare molto ma molto importante che andava specificato. Mentre da un secondo punto di vista c'è da fare un particolare molto ma molto importante. Vediamo che prima ancora dell'avvento dell'origine proprio stessa del capitalismo, che si è avuto con il capitalismo agrario, e Marx prende spunto dai feudali inglesi nel 400, vediamo che prima dell'avvento del feudalesimo, cioè del capitalismo agrario, vediamo che i contadini all'epoca, cioè ogni persona, per la maggior parte, avevano un loro pezzetto di terra per poter sopravvivere. Quindi lavoravano per il fabbisogno, per il loro fabbisogno. Oh, però, come dire, era, diciamo, il fine ultimo era di per sé appunto il bisogno, però era fine a se stesso, in quanto senza l'avvento del capitalismo, tuttavia, la società stessa, essendo limitata ai bisogni stessi, non ebbe un progresso nell'economia, quindi nella società stessa. Quindi il progresso stesso lo si è avuto appunto, perché ha avuto origine il capitalismo moderno, proprio con il commercio, con lo scambio delle merci. Quindi questo è un punto molto ma molto importante. Dopodiché appunto si è passati, ecco qua è stata la cosa brutta, proprio inaccettabile ovviamente, quando con l'origine appunto del capitalismo, col feudalesimo inglese, vediamo che i nobili hanno, come dissi prima, usurpato con la forza e con la violenza i terreni di questa povera gente, rendendoli loro schiavi. Perché? Ovviamente, non avendo più mezzi di produzione, non avendo più proprietà, ovviamente, più terre, erano costretti a lavorare per questi farabutti, per questi delinquenti. Oh, quindi questo è stato il passaggio. Ognuno aveva diciamo, un pezzo di terreno per la sopravvivenza, no? Per il fabbisogno. Dopodiché si è passati con il feudalesimo all'origine stessa del capitalismo, cioè col capitalismo agrario. Oh, e questo ha portato nuovamente alla schiavitù della gente. Questo è un particolare molto ma molto importante che andava specificato. Ovviamente questo particolare lo approfondirò in un'altra lezione, riguardo proprio l'origine stessa del capitalismo. Vediamo che Marx, a differenza di altri economisti, è stato veramente l'unico a spiegare come si ebbe no, storicamente l'origine stessa del capitalismo. E infatti fu il primo ad ammettere, nell'affermare che l'origine stessa del capitalismo lo si è avuto nel 400 con il feudalesimo inglese. Quindi questo è molto ma molto importante. Ecco perché Marx è troppo importante, no? Che è fuori moda, cioè sono tutte puttanate, stronzate. Cioè, voglio dire, Marx, anche se non so, in alcuni aspetti, ovviamente, essendo sempre un essere umano, ha fatto ovviamente i suoi errori, però ovviamente non si può negare la sua grandezza. Ed è sempre un filosofo, un economista attuale, è molto ma molto importante. Al di là che uno sia di destra, di sinistra o di centro, cioè, sono discorsi veramente da persone ignoranti. Cioè non è che uno perché è di destra debba negare la grandezza stessa di Marx. Voglio dire, uno deve essere neutrale, uno quando
afferma una determinata cosa, deve avere la coscienza, il buon senso di dire sempre la verità. Oh, io personalmente non è che sono diciamo, comunista, però voglio dire, proprio per questo non posso negare, diciamo, l'importanza di questo personaggio. Cioè, è un personaggio troppo, ma troppo grande, che veramente ci spiega la realtà stessa del mondo. Poi, comunque sia, anche degli ideali nobili. Cioè, voglio dire, non vedo il perché tuttora molti siano nemici di Marx. Cioè, sinceramente, tutto questo non riesco a concepirlo. Cioè, è una cosa veramente inaccettabile. Quindi, cioè, voglio dire, uno deve avere il buon senso di dire la verità e di dare merito a personaggi importanti. Ad esempio, io sono credente, sono cristiano, però indipendentemente da questo, cioè voglio dire, se faccio delle lezioni riguardo personaggi atei, cioè voglio dire, significa che hanno la loro importanza. Non perché sono atei, allora sono miei nemici. Cioè voglio dire, questi sono concetti veramente, diciamo, di gente limitata proprio mentalmente, purtroppo. Cioè questa è la verità. Cioè voglio dire, uno deve essere, deve dare merito al merito. Ecco, questo è tutto. Ok, adesso continuiamo. Esattamente in forza della libertà dalla coartazione extraeconomica che il capitale supera in energia, dismisura ed efficacia tutti i sistemi di produzione del passato, fondati sul lavoro forzato diretto. Fondandosi sul lavoro forzato indiretto, questa, secondo Marx, la grande differenza che lo separa dagli altri modi di produzione. Il capitalismo supera in efficacia produttiva ogni altra epoca della storia. In questo senso, la libertà di cui gode l'operaio, dice Marx, fa di lui un lavoratore molto migliore, come dissi prima, ossia molto più produttivo rispetto allo schiavo antico, a differenza del quale è responsabile della merce che fornisce e che deve fornire una certa qualità se non vuole lasciarsi battere ed eliminare dagli altri venditori della stessa merce, che nella loro sovrabbondanza esercitano su di lui una concorrenza agguerrita e inesistente nel mo modo di produzione antico, dove semmai si lamentava la scarsità di schiavitù. Oh. Per esempio, questo è un altro particolare molto, ma molto importante, questo scritto qua. Ovviamente Marx afferma che con il capitalismo inevitabilmente ha reso l'operaio libero, salariato, migliore rispetto agli schiavi. Ovviamente perché il fine ultimo, diciamo, del capitalismo è quello di far sì che gli operai stessi producano il più possibile e siano più efficienti possibili. Oh, quindi per la maggior ricchezza e maggior punto guadagno. Oh, fondamentalmente, è inutile ripetere sempre le stesse cose. Diciamo, questo di per sé è l'ideale stesso del capitalismo. Cioè, capitalismo vuol dire uguale profitto. Cioè, questo è tutto. Comunque, al di là di questo, voglio soffermarmi su un punto molto, ma molto importante. Vediamo che Marx, in questo contesto, ovviamente, giustamente, afferma che l'operaio deve essere responsabile delle merci, quindi, e deve far sì che le sue merci, no, nel campo economico, commerciale, devono essere merce migliore rispetto alla concorrenza, proprio per far sì che non sia, diciamo, soppiantato dalla concorrenza stessa. Questo è un particolare molto ma molto importante.
va, diciamo, un po' rettificato, diciamo, questo stesso ideale. Vediamo che ovviamente ci sono degli operai che lavorano per mezzo, no, dei capitalisti e che devono garantire a quest'ultimi, ovviamente, una migliore produttività, ovviamente migliore disponibilità di merce e maggiore qualità. Questo siamo d'accordo, perché esistono questi operai che hanno questa responsabilità. Però vediamo d'altro canto che grazie proprio al commercio, appunto, si ebbe origine il capitalismo stesso. Però vediamo che ci sono tre tipi di capitalisti. Ovviamente di per sé il commerciante, no, uguale commercio, è di per sé un capitalista. Allora c'è il capitalista piccolo, medio e poi quello grande, che sarebbero ovviamente le multinazionali. Vediamo che il danno maggiore sarebbero proprio le multinazionali, in quanto, come si dice, il pesce grande mangia quello piccolo. Quindi di conseguenza non solo sfrutta gli operai stessi, no? Determinati contesti, ma addirittura distrugge, no, per mezzo della sua concorrenza, i medi e i piccoli imprenditori, che ovviamente sono anch'essi dei piccoli e medi capitalisti. Però vediamo che proprio perché ottenendo l'operaio libero, no, salariato, vediamo che comunque sia il capitalismo rende questi individui in un certo qual modo, seppur parziale, una loro libertà. Però al di là di questo, vediamo che partendo proprio da questo passaggio, vediamo che proprio grazie al commercio, quindi grazie alla libertà stessa degli individui, uno può essere, può diventare capitalista da se stesso, quindi diventare di per sé dei commercianti di piccola e media impresa. Di conseguenza, questi commercianti, ovviamente, la piccola e media impresa, fanno in modo che creino altri posti di lavoro. Vediamo che alla fine, di per sé, questi individui, cioè questi piccoli e medi capitalisti, formano in un certo qual modo il capitalismo stesso. Tuttavia, questo ha permesso al libero individuo di realizzarsi, cosa che non poteva succedere, diciamo, nell'epoca pre-capitalistica. Quindi, al di là che il capitalismo in determinati contesti sia un danno, no? Per l'operaio, perché potrebbe sfruttarlo, tuttavia è anche un'occasione per realizzare se stessi nella vita. Quindi, diciamo, il capitalismo di per sé non è una cosa negativa, cioè come in tutte le cose ci sono sempre i pro e i contro, ma vediamo che in questo determinato contesto, proprio grazie al commercio, nella situazione attuale, nella società attuale, ognuno di noi con le proprie capacità, ovviamente ci vuole anche fortuna, non so, economica, aiuto economico da parte di terzi, specialmente nella situazione attuale. Tuttavia, noi stessi possiamo autorealizzarci, quindi produrre, creare un qualcosa da noi stessi. Quindi non è che solo l'operaio, come è scritto in questo contesto, deve avere la responsabilità delle proprie merci, deve essere in gamba, no, nel valutare la qualità stessa della merce contro la concorrenza. Quindi, proprio grazie al commercio, noi stessi possiamo realizzare noi stessi, appunto. Questo è un particolare molto, molto importante che andava specificato. Vediamo che però, riguardo il capitalismo, vediamo che il capitalismo negativo
sono le multinazionali, perché come dissi poc'anzi, quest'ultime distruggono la piccola e media impresa. Quindi di conseguenza sono la causa stessa della disoccupazione, quindi del fallimento stesso della piccola e media impresa. Oh. Quindi come si dice, appunto, il pesce grande mangia quello piccolo. Oh. Ecco perché, diciamo, dove sussiste proprio il male di per sé del capitalismo con le multinazionali. Diciamo, questo va inteso come capitalismo negativo. Quindi il capitalismo stesso ha creato con no, queste multinazionali, con la globalizzazione, la concorrenza. Oh, cioè la concorrenza alla fine no, di queste multinazionali ha distrutto l'economia mondiale. Vediamo che cresce sempre più disoccupazione, quindi più povertà, ma si crea sempre più ricchezza per determinate persone. Oh, questa è tutta la realtà, diciamo, attuale, moderna. Però a proposito di questo, vi leggo proprio questo particolare molto, ma molto importante. Guarda proprio che cosa ha comportato la globalizzazione. Il modo di produzione capitalistico non esiste, secondo Marx, senza creare in modo fisiologico disoccupazione, come dissi prima, miseria per la classe sfruttata, che deve costituire, quando già non sia attivamente impiegata nella produzione, un immenso esercito industriale di riserva, sempre pronto per essere arruolato in fabbrica. Si tratta cioè di un modo di produzione che, per tenere insieme la libertà formale e giuridica dell'individuo e la costrizione economica al lavoro, deve fare sì che una parte della popolazione resti costantemente nella miseria. E ciò non di meno, il modo di produzione capitalistica è anche un modo di produzione che crea ricchezza e progresso, come dissi prima, superando. Questa è la sua grandezza, a più riprese esaltata da Marx, la produzione finalizzata alla mera soddisfazione di bisogni naturali. Esattamente con queste lenti interpretative che bisogna leggere, nell'ottica marxiana, il passaggio da un modo di produzione all'altro. Dapprima i rapporti di produzione non corrispondono più alle nuove forze produttive, ma anzi le ostacolano. Successivamente si adeguano ad esse, assecondandole. La libertà formale di cui gode il lavoratore e che distingue nettamente il presente dal passato fa di lui un soggetto libero, che solo la sua condizione economica di nulla tenente costringe al lavoro forzato in fabbrica. La libertà di cui egli dispone è che, come abbiamo visto, è il grande problema su cui Marx si affatica fin dai tempi dello scritto. Sulla questione ebraica non è altro che frutto di un'epoca che ha trasformato in merce ogni cosa, compreso il lavoro umano. In questo senso, tale libertà non è se non la derivazione della generalizzazione del rapporto di scambio, quindi la globalizzazione stessa, ed è più precisamente la libertà delle merci che si muovono senza impedimenti e restrizioni sul mercato. Valorizzazione illimitata, lavoro salariato, mercificazione universale, trionfo della libertà politico-formale sono dunque, per Marx, i tratti salienti del moderno modo di produzione capitalistico, sospeso nell'incantesimo di quel feticismo delle merci. Oh, cioè praticamente in questo splendido scritto che cosa comporta il capitalismo? Ovviamente la necessità stessa di creare di disoccupazione. Quindi il capitalismo stesso, cioè riguardo proprio le multinazionali, fanno in modo che siano determinate società capitalistiche a vendere determinati diciamo, prodotti in maniera tale da sbarazzarsene della concorrenza stessa. E questo fa altro che creare disoccupazione. E infatti, come afferma Marx, questi individui vengono considerati degli individui, appunto, dei disoccupati di riserva. Quindi che un momento all'altro possono essere reimpiegati nell'attività stessa. Quindi
di per sé queste persone sono sempre schiavi del capitalismo stesso, quindi sono alla loro mercé, quindi lavorano e sono o sono in disoccupazione in base al loro stesso volere. Quindi proprio a causa della globalizzazione, no, dello scambio illimitato stesso delle merci, vediamo che crea proprio disoccupazione, perché reca purtroppo danno ad altre aziende meno forti. Cioè, diciamo, questo è il succo proprio del modo di produzione capitalistico. Vediamo che, come giustamente afferma Marx, la globalizzazione, cioè la concorrenza stessa, è causa proprio della disoccupazione. Però diciamo che in un altro contesto vediamo che la concorrenza stessa è indispensabile per la qualità stessa della merce. Quindi qualsiasi industriale capitalista, proprio a causa della concorrenza, deve fare in modo per sopravvivere, che renda i suoi prodotti migliori possibili, proprio per contrastare la concorrenza stessa. Diciamo, questo, vi ho spiegato in questa lezione che cosa si deve intendere proprio attualmente per capitalismo. È proprio tutto quello che vi ho spiegato tuttora. Quindi voglio dire, il capitalismo inevitabilmente ha reso, no, in sintesi, l'operaio libero, quindi rendendolo migliore. Però, da un certo punto di vista, a causa della globalizzazione, a causa del capitalismo, diciamo, in riferimento alle multinazionali, crea al tempo stesso disoccupazione. E con ciò che cosa avviene, cosa sta avvenendo attualmente? Appunto che il ceto medio ormai è scomparso a causa di questo. Quindi attualmente si sta vedendo che il ceto medio appunto è scomparso, quindi questi ceti medi sono diventati poveri e attualmente stanno diventando sempre più poveri, mentre i ricchi stanno diventando sempre più ricchi. È questo il danno stesso del capitalismo. Cioè, il capitalismo ha portato al progresso stesso della società, però d'altro canto ha portato anche la disoccupazione e la disperazione stessa degli individui. Questo ovviamente è il danno proprio maggiore del capitalismo. Però d'altronde, proprio riguardo al progresso, vediamo che proprio con l'inizio del commercio, attualmente noi, diciamo con la fortuna, per mezzo delle nostre innate capacità, perché questa è anche la verità, diciamo una persona si realizza anche in base alle proprie capacità. Voglio dire, se determinati persone sono operaie, due sono, possono essere motivazioni, o perché non si hanno delle spiccate capacità nel rendersi diciamo autonomi, quindi nell'essere di per sé no, degli imprenditori, quindi creare un lavoro per mezzo delle proprie forze, delle proprie capacità, oppure perché possono essere persone sfortunate che, benché abbiano delle capacità personali, per destini avversi, non si sono potuti realizzare per se stessi, quindi rendendosi autonomi nel crearsi un'attività per varie vicissitudini. Quindi ovviamente questi sono soggetti a virgolette sfortunati, quindi sono costretti ad essere degli operai, a lavorare
alla mercé degli altri. Però ovviamente, come accade nella natura, anche nella società umana, la natura fa la sua selezione. Cioè, voglio dire, è inutile, mettendo da parte l'etica, cioè ognuno di noi ha delle proprie capacità. Cioè, nel senso che ci sono individui portati per essere operai, mentre ci sono individui portati per essere imprenditori. Cioè, quindi voglio dire, se uno diventa attualmente un imprenditore, voglio dire, non è che bisogna scagliarsi contro questa persona perché grazie alle sue capacità, grazie alla fortuna anche si è potuto realizzare nella vita. Quindi non è che perché diventa ricco allora bisogna demonizzarlo, perché a sua volta costui creando qualcosa, fa in modo che permetta agli altri di lavorare. Quindi voglio dire, non è che bisogna necessariamente demonizzare di per sé l'imprenditore, anche perché grazie all'imprenditore si creano posti di lavoro. Quindi non è che bisogna per forza demonizzare questi individui solamente perché hanno avuto l'abilità e la capacità di creare un qualcosa per loro, un qualcosa di bello. Ovviamente bisogna demonizzare appunto il capitalismo, quello vero, cioè di queste multinazionali. Ad esempio, una persona che vive in Africa e viene sfruttata dai capitalisti, no? Per le risorse minerarie, no? Ovviamente questi capitalisti per egoismo sfrutteranno solamente questa gente, quindi quegli individui in Africa, ad esempio, non potrà mai realizzare se stesso, proprio perché è impedito da questi capitalisti che sfruttano queste persone. Vediamo che lì è il peccato proprio del capitalismo, cioè che rende di proposito povere determinate nazioni, di conseguenza non permette agli individui di realizzare se stessi. Oh, questo sarebbe il pro e contro proprio, diciamo, del capitalismo. Quindi di per sé il concetto di capitalismo non è una cosa scontata, semplice, ha diverse sfaccettature. Quindi diverse interpretazioni. Vediamo che appunto il capitalismo comunque sia ha portato disoccupazione e miseria, però ha portato anche la verità, Marx stesso lo dice, anche il progresso stesso degli individui e della società. Cioè non ci siamo limitati solo di per sé ai bisogni. Quindi una società perfetta, diciamo, sarebbe quello di non demonizzare a priori il capitalismo di per sé, perché comunque porta ricchezza, ma sperare in un capitalismo che porti la realizzazione stessa, l'opportunità a ognuno di noi di realizzarsi, è quello che succede in determinate nazioni, e ovviamente la cosa scontata che con un'economia equa, giusta, permettere almeno il fabbisogno di tutti. Cioè, voglio dire, a parte creare il fabbisogno, no, generale, ma creare anche di per sé ricchezza e realizzazione personale. Oh, cioè, questo è il mio punto di vista, come vedo proprio l'economia, come dovrebbe essere proprio l'economia mondiale. Cioè, voglio dire, non è che bisogna demonizzare i ricchi. Voglio dire, per prendere le parti dei poveri. Ovviamente bisogna demonizzare il capitalismo che crea disoccupazione e miseria, però che poi diciamo è vero che no, non è positivo, per esempio, il guadagno illimitato, ovviamente, però neanche si può negare di per sé la ricchezza a un individuo. Se costui è stato capace di realizzarsi da se stesso. Oh, voglio dire, non è che bisogna demonizzare di per sé la ricchezza. Oh, cioè voglio dire,
Cioè bisogna veramente comprendere il capitalismo in varie sfaccettature, perché come in tutti i contesti, in tutte le cose, ci sono sempre i pro e i contro. Quindi di per sé il capitalismo non è a priori, per forza necessariamente, un qualcosa di negativo, ma è anche un qualcosa di positivo. Ovviamente, diciamo, il mondo, la società deve fare in modo che, diciamo, la società si arrivi a una società giusta, come voleva Marx, quindi che non ci sia sfruttamento, che non ci sia miseria, che non ci sia disoccupazione. Questo ovviamente sono d'accordissimo. Quindi voglio dire, il male della società, quindi concludo, è il capitalismo, cioè sono queste multinazionali che distruggono, diciamo, creano disoccupazione e miseria per un loro egoismo personale, distruggendo, no, la concorrenza, altre aziende, per il loro profitto personale. Mentre se ci fosse, ad esempio, una concorrenza, diciamo, onesta, equa, in maniera tale che ci siano più aziende possibili, più, in maniera tale che ognuno di noi possa realizzare se stesso, allora che ciò, diciamo, ben venga, e in maniera tale che così facendo si crei meno miseria e disoccupazione possibile, in maniera tale che ognuno di noi almeno posso usufruire almeno dei bisogni necessari per far sì che ognuno di noi conduca una vita dignitosa.